Allora, bentornati a tutti e un carissimo saluto. Benvenuti su questo canale Zoom che ci è stato predisposto da Opmedia Italia, il nostro caro Vincenzo Annunziata che ci aiuta sempre per la parte tecnologica che non è poco, anzi, è quello che ci permette di poterci connettere ognuno dalla propria città, dalla propria casa, dalla propria chiesa o dovunque vi troviate. In auto, in un parco, no? Dovunque siate. E quindi vi diamo il benvenuto, diamo anche il benvenuto a tutti coloro che sono qui con noi anche, ci aiuteranno nella gestione del programma. Abbiamo Samuele Raboni che ci aiuterà oggi, soprattutto per il momento di preghiera. Benvenuto Samuele, tu sei collaboratore nel campo centro per i ministeri personali e la scuola del sabato. Benvenuto. Grazie. E poi abbiamo il nostro Gianni Morandini che traduce, il nostro ospite. Gianni, grazie perché il tuo intervento è molto importante. Alcuni magari conoscono l'inglese, ma altrimenti come potremmo capire quello che dice il nostro graditissimo ospite, a cui diamo un grandissimo benvenuto, il dottor Ranko Stefanovic. Welcome, dottor Ranko. Thank you for being here today too. What time is it? Che ora è? Ecco, Now it's 11 in the morning. sono Sono le 11 di mattina. le 11 di mattina per il fuso orario. Ok, so welcome. We are happy to have you here. Il nostro ospite, appunto, a cui diamo veramente un calorosissimo benvenuto, è professore di Nuovo Testamento presso la facoltà avventista chiamata Andrews University, tiene corsi per master e dottorato degli studenti universitari nell'ambito della teologia ed è anche autore di due libri, un commentario e un'introduzione sull'Apocalisse, ma in particolare noi forse lo conosciamo un pochettino di più qui in Italia perché è stato autore del trimestre di gennaio-marzo, quindi primo trimestre 2019, della Scuola del Sabato sull'Apocalisse. Oggi gli volevo chiedere di dirci qualcosa su di lui per farcelo conoscere meglio. Quindi Gianni, gli puoi chiedere? Brother Ranko, again, thank you so very much after a brief presentation of your profile. I would like to ask you something, some details about your personal life. If you can tell us a bit more about yourself, about your family, your life and your faith. Okay, it's a long story. I just want to tell you is my father who died few years ago. È una storia lunga. Mio padre è morto alcuni anni fa. He died. È morto. And he was one of the first Seventh-day Adventists in a small town in Bosnia. È stato uno dei primissimi avventisti del settimo giorno in un villaggetto in Bosnia. All, most of you can see with my English accent that I am not an American or British person. Magari la maggior parte di voi si rende conto dal mio accento in inglese che non sono un madrelingua né americano né britannico. I started learning English during my four, when I was in my 40s. Ho iniziato a studiare inglese che avevo più di 40 anni ormai. Okay. So I came to the academia from 18 years of pastoral experience and work. Sono venuto nel mondo accademico venendo da un'esperienza di pastorato di 18 anni. And my history in Adventism is very long. E la mia storia nell'avventismo è molto lunga. My brother just made the story of my parents. It's called Unforsaken. It's freshly published book by Pacific Press. Questo è un libro che mio fratello ha pubblicato di fresco e che racconta la storia dei nostri genitori. You see the name there. It's the same Stefanovic. Qui vedete Stefanovic, è il solito cognome. My parents, they got married. My mother was Roman Catholic and my father was Eastern Orthodox. Mio padre era un ortodosso orientale, mia madre era una cattolica e si sposarono. After the Second World War. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. They became Seventh-day Adventists. E sono diventati avventisti.
and they were baptized into the church in 51 of the past century. E sono stati battezzati nel 51 dello scorso secolo. So I was baptized two times. Io sono stato dunque battezzato due volte. When I was a kid in Eastern Orthodox Church. E, da bambino nella chiesa ortodosso orientale. And at the age of 16, when I dedicated my life to Jesus Christ. A 16 anni poi, quando ho dedicato la mia vita a Gesù Cristo. So I worked for 18 years as a pastor of Seventh-day Adventist Church. Ho lavorato come pastore della chiesa avventista del settimo giorno per 18 anni. In Bosnia and Croatia. In Bosnia e in Croazia. Yes. And finally I decided to get higher education. E alla fine ho deciso di ottenere un'educazione superiore. Because during the communist system we did not have a chance to get a good education, theological education. Questa possibilità ci era preclusa durante il periodo comunista. So I spent 2 years in the Philippines. E ho speso 2 anni nelle Filippine. After finishing my studies at Andrews University, I worked for 3 years in Canada. Poi ho lavorato per 3 anni in Canada dopo aver terminato l'università. And now I am for about 25 years I've been teaching at Andrews University. E adesso sono ormai più di 25 anni che insegno alla Andrews University. These are basic things about me. Ecco, questi sono in qualche maniera le pietre miliari della mia formazione. Thank you. It was important. È stato importante. I must mention I married to one wife. Devo menzionare che ho sposato mia moglie. We have 2 adult kids. Abbiamo 2 ragazzi che ormai sono adulti. Living in a home of Seventh-day Adventists. Living in the home as a child. Che abitano a casa come e anche loro sono nella chiesa. Adventism for us and for me it's not the church that we belong to. Per me l'avventismo non è la chiesa a cui apparteniamo. That's our way of life. Ma è il nostro stile di vita. We love this church. Amiamo la chiesa. And we want Jesus Christ to come as soon as possible. E il nostro desiderio è che Gesù Cristo torni il prima possibile. And I'm so glad that God can use me to go and spread that message. I lectured in more than 40 countries in the world. E sono davvero lieto che il Signore mi usi per portare questo messaggio. Ho dato conferenze in più di 40 paesi del mondo. And I'm so glad to spend this time with my brothers and sisters in Italy. E oggi sono davvero contento di trascorrere questo tempo con le mie sorelle e i miei fratelli in Italia. And I learned from my dear friend Samuele Bacchiocchi. E ecco, ho anche questo caro amico Samuele Bacchiocchi. Mamma mia, macaroni e spaghetti. È un classico. Thank you, brother Ranko, for what you shared with us. Grazie per quello che ha condiviso con noi. È stato importante anche conoscerci meglio. Sì, la nostra chiesa si chiama Avventista, lo dico perché questi incontri che abbiamo organizzato dall'inizio di gennaio sono rivolti ai nostri amici che ci frequentano, che stanno approfondendo lo studio della Bibbia, che magari non hanno ancora approfondito le profezie bibliche e la conoscenza della scrittura e quindi magari sono anche un pochettino confusi in questo periodo dagli eventi che si stanno verificando nel mondo, in particolare questa interruzione della pandemia che ha cambiato le nostre vite. Quindi abbiamo iniziato già nel 2020, ma stiamo sempre continuando a fare questi cicli di incontri. Per chi conosce poco, la Chiesa Avventista si chiama Avventista perché parla dell'avvento di Cristo, cioè del ritorno di Cristo. Per noi è la speranza più grande, infatti questi 2 incontri col dottor Stefanovic parlano del ritorno di Gesù. E qui voi potete vedere che Opmedia ci ha messo già questa schermata molto chiara per far vedere che se volete riguardare le conferenze che hanno avuto luogo, basta che andiate sul sito www.opmedia.it, poi cercate la playlist fra le altre che si chiama Nutrire la speranza, che è il titolo appunto della nostra serie,
lì voi troverete diversi incontri. Sempre alla luce della Bibbia abbiamo trattato anche altre tematiche molto vicine ai bisogni che si stanno vivendo, come l'ansia, le difficoltà che vivono, per esempio, le persone che già hanno delle barriere, come chi ha delle disabilità, no? E così via, anche altre tematiche molto interessanti. Però questo pomeriggio con il dottor Stefanovic parleremo della fine del mondo e ci chiederemo se esiste una data, perché molti fissano delle date facendo dei calcoli anche in base dei testi biblici e noi ci siamo chiesti, visto che in questo periodo, anche in seguito appunto alla pandemia e in seguito poi anche a questi movimenti di guerra che già da alcuni anni incombono e ora sono diventati purtroppo una triste realtà per molte persone, si tende a fissare delle date, no? E quindi abbiamo chiesto al dottor Ranco di darci un aiuto in questo. Poi queste conferenze si chiamano da uno schermo a un incontro, quindi localmente, se voi siete interessati ad approfondire ulteriormente questi temi, alla fine vi metteremo un sito dove potete studiare la Bibbia online, oppure un indirizzo a cui potete scrivermi e io vi indirizzerò ad un pastore della Chiesa Avventista con cui, se desiderate, potete studiare la Bibbia anche a tu per tu. Se volete potete anche contattare me, io sono a vostra disposizione. Ecco qui, quindi adesso qui Enzo, vedete, ci sta facendo vedere l'elenco delle conferenze passate, così riconoscerete anche la pagina. Penso che siamo pronti, we are ready to start, but we want to start with a prayer. Cominciamo con una preghiera chiedendo al Signore di guidarci, lo faremo col nostro caro Samuele Raboni. Grazie Samuele. Prego. Prendiamo. Caro Papa che sei nei cieli, è una gioia incontrarci per parlare della tua parola, per capire il tempo in cui stiamo vivendo. Perché gli eventi che ci circondano ci fanno paura. Ma sappiamo che il tuo amore scaccia via la paura. Sappiamo che la conoscenza dei tempi profetici ci permettono di capire dove siamo e dove stiamo andando. Quindi, papà, ti chiedo di aprire le nostre menti, il nostro cuore, per poter sentire la tua parola a parlarci. Guida col tuo spirito ognuno di noi. Stai con Stefanovic che possa parlare in maniera chiara e dire quello che veramente abbiamo bisogno. Aiuta Mondardini, Gianni, a tradurre nel migliore dei modi, ma soprattutto stai con le nostre menti in modo che possano ricevere questo messaggio dritto nel cuore. Guida questo momento col tuo spirito nel nome di Gesù. Amen. Grazie Samuele e grazie a tutti voi che avete pregato insieme a noi da casa o dovunque vi troviate. Adesso diamo la parola al nostro caro amico e fratello in Cristo, Ranko Stefanovic, che ci presenterà l'argomento di questa sera. La fine del mondo, esiste una data? Thank you. Buongiorno, amici in Italy and all those who live outside of Italy. Buongiorno a tutti i miei amici in Italia e anche a quelli che dovessero vivere all'esterno. I wish you buon sabato. Vi auguro un buon sabato. And I want to express my gratitude to Sister Maria Rosa for a great effort and the whole team in organizing this event. E vorrei ringraziare anche alla sorella Maria Rosa per tutto il suo sforzo, unitamente a quello di tutti i membri del team per organizzare questo tipo di evento. What we are doing here is very, very important. È molto importante ciò che stiamo facendo. I already explained last night, since the pandemic situation started, I stopped counting after 100 presentations that I made for different countries in the world. Vi ho già anticipato ieri sera che in questi due anni e passa di pandemia ho già organizzato e ho partecipato a più di 100 incontri di questo tipo. Most of my presentations, they were dealing with the question, is this what is taking place in the world, sign of the end?
E la maggior parte delle mie presentazioni aveva proprio a che fare con questa domanda. Ma questi sono segni precursori della fine del mondo. And I just want to tell you is, we have a barrier. E vorrei dirvi che abbiamo una barriera. I know here in the United States they were talking about social distancing. Social distancing. Che si parla ovviamente di distanziamento sociale. There is no social distancing. Non c'è in realtà un distanziamento sociale. There is physical distancing. C'è una distanza fisica. But praise God for the Zoom opportunity that we, you see, I'm United States, you are in Italy, and we can call each other brothers and sisters and communicate together. Ma ringrazio Dio ogni volta per questa tecnologia, per Zoom, per esempio. Io sono qua a migliaia di chilometri da voi, sono negli Stati Uniti, voi siete in Italia, e grazie a Dio eccoci qua, fratelli e sorelle, che si incontrano tutti insieme nel solito momento. And I'm waiting for that day. E io aspetto quel giorno. When we will stand before the throne of God. Quando staremo in piedi davanti al trono di Dio. And we will not have a need for translations. E non ci sarà bisogno di traduzione. Because everybody will speak in beautiful Italian. Perché tutti parleranno un bellissimo italiano. Until that time we need translators. Fino a quel punto abbiamo bisogno di un interprete. And I'm so grateful to Brother Gianni for anche a fratello Gianni. Making my message today understandable to my brothers and sisters in Italy. Che rende il mio messaggio qui dagli Stati Uniti comprensibile alle sorelle e ai fratelli in Italia. So buon sabato, my brothers and sisters. So di nuovo, cari sorelle, cari fratelli, un buon sabato. I hope that today we are not in rush because it's a Sabbath day, huh? Oggi è sabato, quindi probabilmente non avremo pressioni di tempo. And we want to today to continue that we started last night. Vogliamo dunque continuare ciò che abbiamo iniziato ieri sera. But there is difference between yesterday and today. C'è tuttavia una differenza. Last night, ieri sera, we wanted to tell the world in Italy about what we Seventh-day Adventists believe about the time of the end. Volevamo dire alle persone in Italia ciò che crediamo che sia come avventisti collegato al tempo della fine. We Seventh-day Adventists. Noi avventisti del settimo giorno. Are not indifferent regarding what is going on in this world. Non siamo certo indifferenti a ciò che accade a questo mondo. On the other side, we don't allow that on base of the current events we speculate and present some interpretations that are based more on human imagination. Tuttavia, in qualche modo prendiamo le distanze da coloro che usano questi stessi eventi per speculare e portare avanti delle idee che sorgono soltanto dalla loro immaginazione. We believe that the Bible and the Bible only is the source of our teachings and beliefs. Crediamo che la Bibbia e la Bibbia sola sia la fonte dei nostri insegnamenti e delle nostre credenze. And we saw last night that one of the great characteristics of the time of the end. Abbiamo visto ieri sera che una delle grandi caratteristiche del tempo della fine will be the effort of Satan to deceive people. Sarà proprio lo sforzo dell'avversario di ingannare le persone. To look into the events that cause fear. Guardando agli eventi che causano paura. To speculate and to attack everybody and everything. Speculando ed attaccando tutto e tutti. Only not to focus on the central theme of biblical prophecies, and that's Jesus Christ and his second coming. Il tutto per distrarci dal focalizzare la nostra attenzione su quello che è il vero centro di tutte le profezie bibliche, che è Gesù Cristo. But today, ma oggi, we are continuing the theme. Continueremo. But we are talking to ourselves. Però quest'oggi parleremo a noi stessi. Brothers and sisters, sorelle, fratelli, whenever situation in the world becomes problematic. Quando ogni volta che una situazione al mondo diventa problematica, for God's people it's always an opportunity with a gospel message to reach people for Christ.
per il popolo di Dio è sempre una buona occasione per portare il messaggio della buona novella alle persone. And there is somebody who knows it very, very well. E c'è qualcuno che lo sa molto bene. His name is the devil and Satan. Il suo nome è il diavolo e Satan. And he will do everything to prevent us from what is the most important work that we are supposed to do. E farà del suo peggio per impedirci di portare a compimento quello che è il compito che invece dobbiamo portare avanti. And to move us to do the things that we are never, never asked from God to do. Portandoci a fare quelle cose che il Signore non ci ha mai chiesto di fare. I have many church members, they call me. Ci sono tanti membri di chiesa che mi chiamano. I have church leaders are calling me in different parts of the world. Ci sono dirigenti ecclesiastici che mi chiamano da diverse parti del mondo. Can we have a Bible studies? Possiamo avere degli studi biblici? Because what is very often heard from the pulpit is not the gospel message, it's speculations about the political events. Perché dicono quello che sentiamo predicato dal pulpito a volte non sono insegnamenti biblici, bensì soltanto delle speculazioni su quegli eventi che accadono intorno a noi. And we have to understand something. E dobbiamo comprendere una cosa. We will study today a very sensitive topic. Oggi ci occuperemo, studiandolo, di un argomento molto sensibile. But we have to be very honest with ourselves. Dobbiamo tuttavia essere molto onesti con noi stessi. In the last 100 years and more, negli ultimi 100 e più anni, the history of our church, la storia della nostra chiesa, has been the history of setting the dates. È stata in qualche modo la storia del mettere le date, del fissare le date. Whenever some event happened in the world, ogni volta che qualche tipo di evento è accaduto nel mondo, is the time of the end. Jesus is coming just within few days, few weeks, few months. Jesus is coming. Ecco che Gesù sta per venire entro pochi giorni, poche settimane, pochi mesi. Do you remember the year 2000? Ricordate l'anno 2000? Do you remember when we were switching from one millennium to this millennium? Quando siamo transitati da un millennio all'altro. Do you remember all those prophecies and predictions? How Jesus is coming on January the 1st of the year 2001. I hope you still remember that event. Sicuramente ricorderete quante profezie abbiamo sentito dire sulla sicura venuta di Gesù il primo gennaio del 2001. Do you remember September 11? L'11 settembre. What happened in New York? Do you remember that? Sapete sicuramente quello che è accaduto a New York. Do you remember all those earthquakes, disasters, every time people are carried by their emotions. This is the time of the end. Le carestie, terremoti, le guerre, ogni singola volta la maggior parte delle persone si lascia trasportare dalle loro emozioni. My brothers and sisters, the truth is that we are approaching to the end. Sorelle e fratelli, la verità è sicuramente che ci stiamo avvicinando alla fine. However, what is wrong with all those things that people are talking about? Tuttavia c'è una cosa che è sbagliata in tutte le cose che queste persone vanno dicendo. So let us try to summarize a little bit what we talked about last night. Cercherò dunque di ricapitolare in poche parole il contenuto del nostro incontro di ieri sera. As I was lecturing last night, come dicevo ieri sera, suddenly I realized how late it was in Italy. Mi sono accorto all'improvviso di quanto fosse tardi in Italia. Here was late afternoon, but you, it's already 10 o'clock in the evening. Da noi era semplicemente il tardo pomeriggio, da voi era la tarda serata. So I had to shorten many things. Ecco che ho dovuto in qualche maniera tagliare diversi aspetti. But we are in Matthew chapter 24. Allora, siamo ancora in Matteo 24. Let me remind you, remember last night, the disciples approached Jesus with three questions. Ricordiamo che i discepoli sono venuti a Gesù con tre domande. Those questions were related to the destruction of the temple and the city of Jerusalem. Tutte e tre relative alla distruzione del tempio e della città di Gerusalemme. They asked Jesus,
When will those things happen? Quando accadranno queste cose? Chiede Zeno a Gesù. The future of the Jews in the minds of the disciples was related to the temple and city of Jerusalem. Nella mente dei discepoli, il futuro dei giudei era sicuramente legato a quello che sarebbe stato il destino del Tempio e della città di Gerusalemme. The temple was supposed to be the capital of the messianic kingdom that God would establish through Jesus Christ. Il Tempio, infatti, ai loro occhi era in qualche maniera stabilito ad essere il centro del regno messianico che Gesù avrebbe stabilito. So they understood the destruction of the temple meant the end of the world. Ecco che ai loro occhi era normale che la distruzione del tempio corrispondesse anche alla fine del mondo. Let me put it in more clear way. Cercherò di spiegarlo ancora più chiaramente. So the future of the world is in the temple when the Messiah will sit on his throne and establish his kingdom. Il futuro del mondo sarà all'interno del tempio quando il Messia si installerà con il suo trono al suo interno. That was in the minds of the disciples. Questo era in qualche maniera la convinzione dei discepoli. So the destruction of the temple means it's the end of the world. There is no future for this world. Quindi ai loro occhi è distrutto il tempio, non c'era più futuro, era la fine del mondo. So they ask Jesus, when will this happen? E quindi ecco che chiedono a Gesù, e quando accadrà? And two more questions are related to this first one. Ci sono altre due domande correlate a questa prima. What is the sign of your coming? Qual è il segno della tua venuta? And the end of the world. E della fine del mondo. So, the second coming and the end of the world is the same event for the disciples. Quindi ecco che è chiaro che per i discepoli la seconda venuta e la fine del mondo corrispondono. But it had special context in the minds of the disciples. Tuttavia non possiamo prescindere dallo speciale contesto che era presente nella mente dei discepoli. So Jesus provided the response in three parts. E ecco che Gesù ha dato la risposta in tre parti. The first part is found in Matthew 24:1-14. I'm simply putting what we talked last night, yesterday. Sto semplicemente riassumendo il contenuto brevemente di ciò che è stato il nostro incontro di ieri sera. La prima risposta delle tre Gesù la dà in Matteo 24:1-14. In this section Jesus told disciples about different events that will be taking place in this world from that time until the second coming of Christ. E qui Gesù spiega, facendo riferimento a diversi eventi che si sarebbero verificati da quel momento fino alla sua seconda venuta. But Jesus wanted to say to the disciples. Però voleva dire ai discepoli. But don't be misled. Non fatevi ingannare, non fatevi traviare. Don't use those events to make speculations and calculations when the end will come. Non usate questi eventi per fare speculazioni e calcoli per determinare la data. The key word that disciples ask Jesus, the key word. Ora, la parola chiave che i discepoli chiedono a Gesù was when. Era quando. And what was the answer of Jesus? E qual è stata la risposta di Gesù? It was not revealed to you. Semplicemente non vi è rivelata. The events will be taking place in this world. Ci saranno questi eventi che avranno luogo al mondo. Of course they will escalate. Ci sarà un'escalation. All up to the second coming of Christ. Progressivamente fino a raggiungere la seconda venuta di Gesù. Maria Rosa, il microfono. Sì, si è bloccato il video del dottor Ranko Stefanovic. Ecco, eccolo, eccolo. Ok, I'm back. We are back now. Thank okay. you. Yeah. So, this is the question, when? La domanda quindi era quando? The next two parts of Matthew 24, Jesus now provides direct answer
to the questions of the disciples. È nelle seconde due parti che Gesù dà una risposta diretta alla domanda dei discepoli. He told the disciples, when you see the abomination of desolation standing on the holy place. E lui dice loro, quando vedrete l'abominazione della desolazione stare nel luogo santo, is the sign of the fall of Jerusalem and the destruction of the temple. Questa è il segno della caduta di Gerusalemme e della distruzione del Tempio. This abomination of desolation is mentioned in Luke chapter 21 as the army surrounding the city. E nel capitolo 21 questa desolazione dell'abominazione è in qualche maniera presentata come l'esercito romano che assedia la città. So the disciples asked Jesus, when will the destruction of the temple take place? Ecco che la domanda era, qual è, quando sarà che sarà distrutto il Tempio? Jesus said, when you see the enemy army surrounding the city, it is the end of the city. Ecco, Gesù risponde loro in maniera molto precisa dicendo, quando vedrete gli eserciti nemici circondare la città, quello corrisponderà alla fine. And Jesus said to his people, when you see it, run out of the city to save yourself, is the end. E Gesù ha detto a loro, quella è la fine, quindi correte fuori dalla città per salvare la vita. Then after that Jesus described one long period that is called as the time of the great tribulation. Poi Gesù parla di in un passaggio piuttosto lungo, di un periodo chiamato la grande tribolazione. I'm sorry, we cannot go into details about everything. Mi dispiace che ovviamente non possiamo scendere nei dettagli di ogni aspetto. And then from verse 29 to 31, Jesus goes to the climax of his response. E quindi a partire dal verso 29, Gesù raggiunge l'apice della sua risposta. And it says the disciples asked Jesus about the sign. E i discepoli avevano chiesto a Gesù del segno. And Jesus says the sign will be seen when I am coming on the cloud. This will be really the very end. E ecco che Gesù risponde dicendo il segno lo vedrete quando io arriverò sulle nuvole del cielo. So it's questo very sarà il segno della fine. It's very important to keep in mind that Jesus explained those things to his disciples who asked Jesus about those questions. È importante contestualizzare il fatto che Gesù ha dato queste risposte ai suoi discepoli che gli avevano fatto delle domande. So now we want to go further on. Ecco, adesso cerchiamo di andare oltre. So here comes our first slide. With the first biblical text is the continuation where we just stopped. Ecco che andiamo a pubblicare adesso la prima slide con il primo testo biblico che rappresenta la continuazione di ciò che abbiamo fatto visto ieri sera. So this text is beautiful Italian language. È in italiano e ce lo leggiamo così com'è. Matteo 24, 32 e 33. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Ok, now Jesus wanted to say to his disciples, I want to use a parable, an allegory, a metaphor, ok? Ecco che Gesù è come se dicesse, lasciate che usi un'allegoria, una metafora. And I know that my Italian friends, they can relate to this parable. So che i miei amici italiani hanno sicuramente una buona comprensione di questo passaggio. As I told you, I live in Dalmatia and always in my yard I had a fig tree. Io ve l'ho detto, vivevo in Dalmazia e nel giardino avevo un fico, quindi so di cosa parlo. Jesus said, just watch. Like after the winter, long winter time. Gesù dice, vedete, no? Dopo i lunghi mesi invernali. You see on the fig tree that that changes, the leaves are coming. Vedete che in qualche maniera il fico si intenerisce e arrivano le foglie, no? E quindi arriva anche il tempo buono. You know that the summer is coming. Sapete che l'estate sta arrivando. So Jesus says, when you see all the events in the world,
Ecco che Gesù dice, quando vedete questi eventi intorno a voi nel mondo, my coming is coming. La mia venuta sta avvenendo. It's at the door. È alla porta. Unfortunately, many Christians, they take in this text and to make all kind of different assumptions. Ecco, purtroppo ci sono tanti cristiani che prendono questo testo in qualche maniera fanno le speculazioni più varie. But Jesus wanted to warn the disciples. Ma Gesù voleva avvisare, mettere in guardia i discepoli. So, the next slide. The La next prossima slide. Okay? Jesus gives a caution. And he said, but of that day. Tuttavia Gesù dà di nuovo una grande precauzione, dice, ma di quel giorno. What the day? Ma che giorno? The day of the second coming. Il giorno della sua seconda venuta. Of that day, nobody knows. Nessuno ne sa niente. My brothers and sisters, I have very often people contact me. Sapete, sorelle, fratelli, tanta gente spesso mi ha contattato. They said to me, I know the day. Dicendomi, io conosco il giorno. I said, I don't know to whom to believe. To you or to Jesus. E io gli dico, non so se credere a te o credere a Gesù. Jesus says about that day, nobody knows. Perché Gesù dice che nessuno lo sa. Angels, they do not know. Gli angeli non lo sanno. Even Jesus, while he was in the flesh, he did not know. Neppure Gesù, quando era nella carne, lo sapeva. He said, only the Father who is there in heaven. Disse, soltanto il Padre che è nei cieli lo sa. But in order to explain it, to make very clear about the meaning of this. Però per spiegare e sicuramente chiarire una volta per tutte il significato, Jesus used one illustration from the Old Testament. Gesù ha usato un'illustrazione prendendola dall'Antico Testamento. And we know that is the day of Noah. E sappiamo che è il giorno di Noè. So now, brother Gianni, we would like to read from verse 36 to 42. Leggiamo adesso dal verso 36 al 42, direttamente in italiano. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ok, can we talk a little bit about this now? Can we talk now about this? Adesso parliamo un po' di questa parte. Do you know how many people contact me? Sapete quanta gente mi ha contattato? Try to tell me that Jesus clearly showed to us when the end will come. Dicendo Gesù ha cercato di dirci chiaramente quando verrà. And what is the evidence? E qual è la prova, l'evidenza? The day of Noah. Il giorno di Noè. So, how do you know the exact time of Jesus coming? Quindi, come si fa a sapere l'esatto giorno dell'arrivo di Gesù? As it was in the time of Noah. Se era ai tempi di Noè. And what happened in the time of Noah? Cos'è accaduto al tempo di Noè? People were eating and drinking. La gente mangiava, beveva. Building houses and making better houses. Costruiva le case. Getting married and getting divorced. Si sposava, si divorziava. When this happens, we know that it is the end. Ecco, quando accade questo, sappiamo che è la fine. Brothers, sisters, can I ask you a question? Posso chiedervi, farvi una domanda? Did Jesus try to tell us that only before his coming? Gesù ha forse cercato di dirci che soltanto prima della sua venuta. People will be eating and drinking. La gente mangia e beve. Getting married. Che si sposa.
celebrate and have all kind of different things in their life. Vivendo la loro vita. Some of you know that we were eating 70 years ago. People could not live without food. Neanche 70 anni fa la gente poteva vivere senza cibo. People are always eating during the 2000 years. Sono 2000 anni che la gente mangia per vivere. Is that what Jesus tried to say to his disciples? È forse questo che Gesù voleva dire ai suoi discepoli. No, what Jesus says. The no. Reason why he mentioned the day of Noah. Cioè, Gesù dice chiaramente c'è un motivo per cui lui menziona il tempo di Noè. It's to tell us that we will not know. It's verse 42. You see the last verse. È that we will 42. Not know when the second coming of Christ will take place. È molto semplice, ce lo spiega il verso 42. È per farci capire che nessuno può conoscere il giorno. Can we explain this a little bit more? Cerchiamo di spiegarlo un po' meglio. You know that God made a command to Noah to build the ark. Sapete che Dio ha dato a Noè il comando di costruire l'arca. 120 years. 120 anni. And finally the day came. E il giorno è venuto proprio alla fine. You remember two by two of the animals entered the ark. Ricordiamo tutti, no, che due a due gli animali sono venuti all'arca. And then the angel of the Lord, he shut the door of the ark. E poi l'angelo del Signore ha chiuso la porta dell'arca. What do you now expect? Cosa vi aspettate? The flood to come. Che arrivi il diluvio. And people were terrified. People were terrified. Erano terrificate. This is the end what Noah preached. Ecco la fine di cui che ha predicato Noè. Did the flood come? È arrivato il diluvio. The first day, nothing happened. Il primo giorno non è successo niente. People lived in constant fear about what Noah preached. This is taking place now. E le persone vivevano in un terrore costante circa gli insegnamenti di Noè. Ecco che arriva la fine. The second day. Poi è arrivato il secondo giorno. Nothing happened. E non è successo niente. Sunrise. Si è levato il sole. Sunset. Il sole è tramontato. And people started laughing. E le persone hanno iniziato a ridere. The third day came. È arrivato il terzo giorno. People said, "This is crazy, Noah, with those smelly animals." Ecco, hanno iniziato ad additare Noè con quegli animali puzzolenti chiuso là dentro. And people went to their regular business. E sono tornati alle loro attività normali. Eating and drinking. Mangiando e bevendo. Planning the weddings. Divertendosi ai matrimoni. Going to their regular work. Andando a lavorare come se niente fosse. The fourth day. Il quarto giorno. They came to the ark, knocking on the ark. Noah, how do you feel in the ark? They were laughing on the crazy Noah. Sono venuti a prendersi gioco e a farsi beffe di Noè il matto andando a battergli sulla parete dell'arca dicendo come va là dentro. The sunrise and the sunset. C'è stato il tramonto. The fifth day. Quinto giorno. Nothing. Niente. People even didn't talk about Noah any longer. La gente ha anche smesso di parlare e pensare a Noè. Nothing is happening. Non succede niente. The sixth day. Il sesto giorno. Sunrise and the sunset. Alba e tramonto. Nothing was happening. Un'ennesima volta non è successo niente. Maybe even Noah himself lost a faith. Chissà che Noè stesso possa aver perso un po' di fede. Sunrise, sunset. Alba e tramonto. The seventh day came. È arrivato il settimo giorno. The sunrise. L'alba. Nothing happened. E non è successo niente. Brothers and sisters, are we in the text here? Siamo nel testo. And then what Jesus say? E cosa dice poi Gesù? I don't know which text is. I believe it is 39 or 40. Credo che sia al 39 o al 40. Yeah. And Jesus said, and the flood came suddenly. E Gesù dice,
venne il diluvio improvvisamente. Even Noah himself did not know when the flood will come. Neppure Noè stesso sapeva quando sarebbe venuto il diluvio. He evidently expected on that day when he entered the ark, immediately the flood would come. Probabilmente lui si aspettava che subito dopo essere entrato nell'arca sarebbe venuto. But the flood came when nobody was expecting. Tuttavia, il diluvio venne quando nessuno se l'aspettava più. People were doing their regular business. La gente faceva gli affari propri. And they were more and more in their unbelief. That Noah was foolish, that Noah preached imagination. Ed erano sempre più convinti che Noè fosse un po' impazzito e che predicasse solo cose che uscivano dalla sua immaginazione. And then Jesus said, e Gesù disse, so will be also with the coming of the Son of Man. Così avverrà dunque anche della venuta del Figlio dell'uomo. Two people will be working in the field. Saranno due persone a lavorare nel campo. Two women will be working together. Ci saranno due donne che lavorano insieme. Luke mentions also some other activities that people will be doing. E Gesù parla di alcune attività che le persone avrebbero fatto. One will be taken, another one will be left. Una persona sarebbe stata presa, l'altra lasciata. Jesus says, the same will be the situation at the time of the second coming. E Gesù spiega chiaramente che la solita situazione si produrrà al momento della sua seconda venuta. I hope, my brothers and sisters, that we see the point that Jesus was making. Spero che sorelle, fratelli, sia chiaro il punto del discorso di Gesù. Noah knew that the flood was coming. Noè sapeva che sarebbe venuto il diluvio. That's why in faith he built the ark. Ecco perché ha costruito l'arca per fede. And he thought that the flood will come sooner than he expected. E addirittura pensava che il diluvio sarebbe venuto più presto di quello che in realtà è stato. But the flood came at God's time, not at Noah's time. Tuttavia il diluvio ha avuto luogo e è venuto al tempo di Dio, non al tempo di Noè. And my brothers and sisters, this is the lesson that Jesus wanted us to teach. E sorelle e fratelli, è questa la lezione che Gesù voleva che insegnarci. Keep in mind that the title of here is about the day and hour nobody knows. Il titolo dell'argomento è che il giorno e l'ora nessuno li sa. Actually, I have people who contact me. Ci sono delle persone che mi contattano. And they say, yes, Jesus told the disciples about day and hour nobody knows. Sì, dicendo, è vero che Gesù ha detto che il giorno e l'ora non li sa nessuno. But we can know the year. Però magari sappiamo l'anno. We can know the month. Magari sappiamo il mese. But we know the exact hour. E magari anche l'ora. Actually, there are two biblical texts. Ora, ci sono testi biblici. They tell us the truth about that. Che ci dicono la verità rispetto a questo argomento. I would like us to go to next slide. It's Acts chapter 1, verses 7 to 8. Vediamo adesso Atti 1, i versi da 7 a 8. You see, the disciples did not learn the lesson that Jesus told them in Matthew 24. Probabilmente i discepoli non hanno imparato la lezione che Gesù ha impartito loro in Matteo 24. Jesus told them, you will never know when the end will come. E Gesù l'ha detto, non lo saprete mai quando verrà l'ora. You will know that it is coming. Sapete che sta venendo. But you will know no exact time. Ma non il momento esatto. So now we have Acts chapter 1. Adesso quindi abbiamo Atti 1. You remember when Jesus died on the cross? Sapete quando Gesù è morto sulla croce? How much the disciples were disappointed. Quanto sono stati, diciamo, delusi i discepoli? Because Jesus did not do what they expected. Perché Gesù non ha fatto ciò che loro si aspettavano facesse. And my brothers and sisters, e sorelle e fratelli, I believe that many Christians at the end will be disappointed when they see that the end did not come in the way they expected. Io sono anche convinto che
alla fine tanti cristiani saranno delusi vedendo che la fine non arriva nel modo in cui loro si aspettavano che arrivasse. So they came to Jesus after his resurrection. Dunque sono venuti da Gesù dopo la sua resurrezione. And what do we read in verse 7? Cosa leggiamo al verso 7? Are you going now to establish your kingdom? Ecco, ora lo stabilirà il tuo regno. Keep in mind. Ricordiamoci. Are you going to establish your kingdom? Se adesso stabilirà il tuo regno. It means that Jesus is supposed to sit on the throne of David in the temple there. Vale a dire che si aspettavano che Gesù si mettesse seduto nel trono all'interno del tempio. They completely forgot what Jesus told them. Avevano completamente dimenticato questo, quello che Gesù gli aveva detto. About several days earlier. Circa 7 giorni prima. They were still with those ideas. Avevano ancora le loro idee in testa. What did Jesus respond to them? Cosa gli ha risposto Gesù? It's the second half of verse 7. È la seconda parte del verso 7. Jesus said, it is not given to you to know the times or epochs which Father has fixed by his own authority. Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Jesus says, it is not given to you to know. Gesù dice, non vi è dato di sapere. Yet I have people regularly calling him, they know. Eppure io ho gente che mi chiama regolarmente che dicono, ma io lo so. And brothers and sisters. E fratelli, sorelle. Last year. L'anno scorso. We had several dates established for the second coming of Christ. Avevamo già diverse date stabilite per la seconda venuta di Gesù. By several individuals in different countries of the world. Da diversi individui in diversi paesi del mondo. And I know that some of you who are listening today accepted those interpretations. E so che magari alcuni di voi possono averli sentiti aspettandosi quel tipo di interpretazione. Now there are some Adventists believe that the date for the second coming of Christ will be in 2027. Alcuni avventisti addirittura si aspettano che il giorno della venuta della seconda venuta di Cristo sarà nel 2027. Last year there are 3 dates of the last year that Jesus was supposed to come. L'anno scorso avevamo 3 date. And those people benefit financially significantly from that. E queste persone traggono un significativo beneficio finanziario da queste loro fissare le date. Jesus says it was not given to any mortal human being. Eppure Gesù ha detto chiaramente che non è dato di saperlo a nessun essere mortale. Please, I don't know Italian language. You know, if I'm younger, I will try to learn it, but unfortunately, I don't know. Ora, purtroppo io non conosco l'italiano. Fossi più giovane, mi metterei a studiarlo. But I see that you have 2 words here. Tempi. And momenti. Però vedo che ci sono 2 parole qui, tempi e momenti. Ok? In English, in translation, they have times and epochs. Sì, sì. In inglese c'è anche c'è la versione inglese, insomma. Let me put how it sounds in the original language in which the New Testament was written. Vi dico un attimino come suona nella lingua originale in cui è stato scritto il Nuovo Testamento. What you have here in Italian, tempi. La parola italiana tempi. In Greek it's chronos. In greco è chronos. And you know that for word chronos, the word chronology comes, or chronology. Per esempio, da questa parola deriva il termine cronologia. It refers to a period of time. Si riferisce ad un periodo, no? Ad un'estensione di tempo. It can mean a month, it can mean a year, it can mean several years. It's a period. Può essere un mese, un anno, diversi anni. È sicuramente un'estensione di tempo. And the word momenti is correctly translation from Greek word kairos. E momenti è la traduzione corretta del greco kairos. And it really means a moment.
a fixed time. E si riferisce ad un punto nel tempo, ad un momento, ad un tempo determinato. You see, chronos, tempo, means a period of time. Quindi chronos, tempo, è un'estensione. You see, I lived in the United States for tempo, for period of time, 30 years, you see, it's a long time. Ecco, io sono negli Stati Uniti da 30 anni, è un'estensione, un chronos, un tempo. But I was born on the particular moment of time. Però il momento della mia nascita è in quel particolare momento. What is that that Jesus told his disciples? Quindi cos'è che Dio, che Gesù dice ai suoi discepoli? That God has never revealed to us the period of time. Che il Signore non ci ha mai rivelato né il periodo, l'estensione. Or particular moment, day and hour of the second coming of Christ. Né tantomeno un particolare punto, momento nel tempo, come il giorno e l'ora. Please, I would like that we go to the next slide. Andiamo alla prossima slide. It's a First Thessalonians chapter 5, 1 to 3. Siamo in Prima Tessalonicesi 5, da 1 a 3. Do you see what Paul said? I would simply like us to read verse 1. Leggiamo semplicemente ciò che Paolo dice al verso 1. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. What did Paul say? Cosa ha detto Paolo? He said, I don't need to talk to you about a period of time or a moment of time of the second coming of Christ. Dice, ragazzi, non c'è neppure bisogno che ve lo scriva. Because he said, verse 2, for you know that the day of the Lord will be like a thief in the night, suddenly. Perché al verso 2 lo dice, no? La sua venuta sarà improvvisa, inattesa, inaspettata. Sapete bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. And in verse 3, e al verso 3, Paul said, it will happen when nobody expected. Paolo chiarisce che accadrà in maniera inaspettata. So you see, both Jesus and Paul, they're telling us that the human beings, it has never been revealed the period of time or the exact moment of time that we can establish the date for the second coming of Christ. Ed ecco che sia Gesù che Paolo tornano a ribattere, a sottolineare che non è un dato rivelato a nessun essere umano né il periodo né il momento esatto. I would like to ask if we can go to the previous slide. Se possiamo un attimo tornare alla slide precedente. Do you see here? What is that the disciples wanted to know from Jesus? Cos'è che i discepoli volevano sapere da Gesù? It is when. Volevano sapere quando. Is it right now? È ora? What did Jesus say to them? E cosa gli ha detto Gesù? It was not given to you to know. Non vi è dato di saperlo. This is something that only God knows. È qualcosa che solo Dio sa. But what is given to us according to Jesus? Tuttavia, secondo Gesù, ciò che ci è dato di sapere è al verso 8. Can we read, Brother Gianni? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. What is that Jesus said to the disciples? Cosa dice Gesù ai discepoli qua? It is not given to you to know, so you don't need to speculate. Non vi è dato di sapere, quindi è inutile che speculiate. What is given to you? Ciò che vi è dato is to know, è sapere, that you must be my witnesses in the world. Che dovete essere miei testimoni nel mondo. You must go and preach the gospel message. Dovete andare e predicare il messaggio del Vangelo. My brothers and sisters. Ora fratelli, sorelle. I have people so many times that are sending to me prophetic charts. They have all details. They know everything what will happen until Jesus comes. Ci sono fratelli, sorelle che mi scrivono mandandomi delle carte profetiche e pretendendo di sapere esattamente tutto ciò che avverrà da qui al momento in cui tornerà Gesù. I know that you are familiar with that. Mi immagino che anche voi conosciate persone. And they try to persuade me to their ideas. E tentano di persuadermi delle loro idee. And I always respond to them. E io rispondo loro sempre la stessa risposta. It is not given to us to know.
Non ci è dato di saperlo. Instead of making those prophetic charts, invece di fare queste carte profetiche, my brothers and sisters, fratelli e sorelle, it's better that you make a map of the city, of the place in which you live. Fatevi piuttosto una cartina della città in cui vivete. To find the street. Per trovare la strada. And to go to preach the gospel there, to go from house to reach the people with the gospel message. Andando di casa in casa, raggiungendo le persone con il messaggio del Vangelo. That's what is given to us. Questo ci è dato. Not to go to spend hours and days. Non andando a trascorrere ore e giorni. Trying to understand something that God has never revealed to us. Cercando di arrabattarci a sapere qualcosa che Dio non ci ha dato di sapere. And I know that some of us. E so che alcuni di noi. They have now some doubts in their heads. Magari hanno dei dubbi in testa. Instead of making my own comments. Invece di fare i miei commenti personali. I would like to invite you now that we go back to the share screen. I simply want that we read a number of sayings from Jesus and from the New Testament to see about the second coming of Christ. Ecco, di darvi dei commenti miei propri, vorrei semplicemente tornare alle slide per vedere alcuni di quei passi in cui Gesù ci dice delle cose. Let us hear verse 36 of Matthew 24. Questo è Matteo 24, 36. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Do you see? Nobody knows. Vedete, nessuno lo sa. Verse 42, next slide. La prossima slide, il verso 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Jesus says, watch out. Dice, You don't know when. Non lo sapete quando. The next slide, verse 44. La prossima slide, al verso 44. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora... For this reason, you must be ready. Ecco, il tema di questa slide, di questo passaggio, di questo verso, è l'essere pronti. Because the Son of Man will come when you do not think that he's coming. Il Figlio dell'uomo verrà quando voi non ve lo aspettate. I want to ask a question. Io voglio farvi una domanda. What if those people who are making all those prophetic charts and chronologies? Queste gente che vuole fare tutte, che fa tutte queste carte e cronologie. Jesus comes much sooner than what they put on those prophetic charts. Gesù verrà molto più presto di quello che loro hanno scritto sulle loro carte. Are those people going to be surprised as the Jewish people when Jesus for the first time came to Israel? Ecco, saranno sorpresi, così come sono stati sorpresi i giudei la prima volta che Gesù è venuto in carne in Israele. The Jews, they had their prophetic charts. I giudei si erano fatte delle carte profetiche. And why they could not accept Jesus when Perché he came? Non potevano accettare Gesù quando è venuto? He did not fit the prophetic charts. Perché semplicemente non si confaceva all'aspettativa delle loro carte. The next slide. Prossima slide. 25:13. Matteo 25:13. Can you read it? Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. How many times did Jesus repeat this? You will not know. How many times? Quante volte l'ha ripetuto questo non lo sapete? Quante volte? Luke also recorded something that's not found in Matthew. The next slide. In Luca, per esempio, c'è un passaggio che non è riportato in Matteo. La prossima slide. Can we read this? Luke 12:14. Siamo in Luca 12:40. Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. When you do not expect. Quando non ve lo aspettate. Jesus does not say he will come when we expect. No, when we do not expect. Non dice che verrà quando ve lo aspettate, ma quando non ce lo aspettiamo. Let's go to next slide. La prossima slide ancora. You remember, we already read this text. L'abbiamo letto già. It is not given to us. Non ci è dato di saperlo. The next slide. La prossima ancora. 1 Thessalonians chapter 5, verses 2 and 3. Prima Tessalonicesi 5, 2 e 3. He will come suddenly,
Apostle Paul said. All'improvviso. Let's go Second Peter chapter 3 verse 10. Seconda Pietro 3:10. The day of the Lord will come like a thief. Il giorno del Signore verrà come un ladro. When does the thief comes? Ora, quando è che il ladro viene? Because he knows that we are at the door waiting for him. Does he come at that time? Viene quando sa che siamo dietro la porta ad aspettarlo. He comes suddenly when nobody expects. No, viene all'improvviso quando non se lo aspetta nessuno. And finally, Revelation 13:15. E in ultimo, Apocalisse 16:15. It's in the context of the preparation for the battle of Armageddon. È il contesto della preparazione della battaglia di Armageddon. Brothers and sisters, we are dealing in chapter 16 of Revelation with the very time of the end. Ecco, in Apocalisse 16 il centro è esattamente il tempo della fine. And Jesus knew that many of his people will be misled about his coming. E Gesù sapeva che molte persone, molti appartenenti al suo popolo sarebbero stati ingannati relativamente alla sua venuta. So Jesus suddenly gives a warning here to his people. Ed ecco così improvvisamente lui dà una un'indicazione al suo popolo. Let us you see in Italian in many Bible versions they put it in the parentheses. Do you see that? In molte versioni bibliche anche in italiano lo mettono fra parentesi. He says this is unusually inserted into the description. Ecco, questo è una sorta di iscrizione all'interno del testo. So, let's read it. Lo leggiamo. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Do we need any comment? C'è da spiegarlo? Do you see how the Bible is very, very consistent? Vedete come la Bibbia è molto coerente. That people coming to me. Ora questa gente che viene da me. But you know that. But Ellen White said to us. E allora dice, ma sì, ma Ellen White sei dice. I have three full pages of the statement of Ellen White on the date setting. Ora, relativamente all'idea del mettere una data, ho tre pagine piene di citazioni dalla Ellen White. I have chosen only six, just six. Ne ho scelte sei soltanto. And I would like us just, these are representatives of what she said everywhere. Queste in qualche maniera sono rappresentative di tutte le altre che ha fatto sull'argomento. Let us hear the first one. Leggiamo la prima. Ci stiamo avvicinando al gran giorno del Signore. I segni si avverano, ma non abbiamo nessun messaggio che ci dica il giorno e l'ora dell'apparizione di Cristo. Il Signore saggiamente ci ha nascosto questa notizia proprio perché fossimo sempre vigili e in attesa di vedere apparire il nostro Signore Gesù Cristo sulle nuvole del cielo. I find this statement very significant. Lo trovo molto significativo. Did you see what she said? Vedete cosa ha detto? The day of the second coming is coming. Che il giorno della seconda venuta è in arrivo. We see the signs are fulfilling. Vediamo i segni del compimento. But then she said, yet we don't have a message of the exact time that Jesus will come. Però non abbiamo il messaggio del quando sarà. Is this completely opposite to some people who watching the sign they said, we know the day and the hour. Vedete che è veramente agli antipodi di coloro che vedono gli eventi e dicono ecco, adesso lo sappiamo. Then she explained, why didn't God give us the knowledge of the exact time? E poi dice, dà una spiegazione, ma perché non ci ha dato questa conoscenza? Did you notice here? She said that we be in the state of expectancy and preparation for the second coming of Christ. E qui lo spiega bene, vedete, dice perché fossimo sempre vigili e in attesa. Can we be honest, brothers and sisters? Vogliamo essere onesti, sorelle, fratelli? If I know that Jesus will come no sooner than 10 years. Se io sapessi che Gesù non arriverà prima di 10 anni da adesso, what would I do? Cosa farei? Oh, I still 10 years to enjoy this life.
Magari direi io, ecco, ho 10 anni pieni per godere di questa vita. And I will just take those few months before to be ready for the second coming of Christ. E magari inizierei a prepararmi soltanto i pochi mesi a ridosso dell'avvenimento. What when people think that Jesus will come in 7 days? Magari la gente che pensa che Gesù arriverebbe dopo 7 giorni. Suddenly they are going to fix all the things. Magari si metterebbero all'improvviso a sistemare tutte le cose. And Jesus did not come? E Gesù non è venuto. What do they do? Cosa fanno? Let us enjoy life. We were misled. Ma sì, ci siamo sbagliati, godiamoci la vita. This is what Ellen White is saying. God wisely. Ecco perché, hid it from us, not to know. Ecco perché Ellen White usa questo avverbio, saggiamente ci ha nascosto, l'ha fatto per noi. So Jesus is coming when? Dunque, quando verrà Gesù? Today. Oggi. If he does not come today? Se non viene oggi? When will he come? Quando verrà? Not tomorrow. Non domani. Tomorrow will be today again. O domani sarà di nuovo oggi. If he does not come, se non viene, it's today again. Today, today, today. E di until nuovo, the day he comes. E di nuovo oggi, oggi, sempre oggi, fino al giorno in cui verrà. It's never tomorrow. Non è mai domani. It's always today. Bensì sempre oggi. When I was a young pastor, I heard a story during the communist system in former Soviet Union. Ora, quando ero ragazzo, ho sentito una storia nel periodo comunista, quando c'era ancora la vecchia Unione Sovietica. There was one Christian. C'era un cristiano. Everybody knew him, how he was carrying witness to everybody about his belief in the second coming of Christ. E tutti sapevano di quanto caldamente andasse raccontando della sua ferma convinzione e credenza nella seconda venuta di Gesù. People laughing ridicule him everywhere. E dappertutto la gente rideva di lui, lo ridicolizzava. One day that Christian was working in his yard. Ora, un giorno lavorava in giardino. And there was one atheist passing. Passa un ateo. And he said to him, e gli dice, hey, you who believe that Jesus is coming. Ehi, tu che credi che Gesù stia tornando. If I tell you that Jesus is coming tonight. Se io ti dico che arriva stanotte. Of course he was ridiculing him. Ovviamente si stava facendo beffe di lui. What would you do now? Che faresti ora? And that Christian responded. E quel cristiano gli risponde. I would keep on tilling and working in my yard. Continuerei a lavorare nel giardino. You see, friends, this is me. I believe every day Jesus is coming. Ecco che in qualche maniera è la testimonianza di qualcuno che crede che ogni giorno Gesù stia arrivando. If he's coming tomorrow, se viene domani, I will be faithful to him and be ready for tomorrow. Gli sarò fedele e sarò pronto per domani. If he does not come in 3-4 years, e se non viene per 3-4 anni, nothing will change in my relationship with him. Non c'è niente che cambia nella mia relazione con lui. Because I'm looking forward to the day. Perché io sto aspettando quell'evento. Can we go to the next statement? Andiamo alla prossima affermazione. It's the next one. It's on page 113. The next slide. This one here? Okay, it's... No, it says, again and again, I have been warned in regard to the times. Yeah, this is it, this is it. Okay, okay. Shall I read? Yes, please. Okay, la leggiamo. Più volte sono stata messa in guardia riguardo a stabilire delle date. Mai più vi sarà un messaggio per il popolo di Dio che si basa nel tempo. Non possiamo sapere il tempo definito, sia dell'effusione dello Spirito Santo che il ritorno di Gesù di Cristo. Is this message clear? È chiaro? There will never be message to God's people that is based on certain times. Non ci sarà mai più un messaggio per il popolo di Dio che si basa sul tempo. I hope that we will take this seriously. Spero che lo prenderemo sul serio.
Let us go to the next one. Andiamo alla prossima. Molti che si dicono avventisti hanno cercato di stabilire una data. Una dopo l'altra ne sono state fissate molte per il ritorno di Cristo. Tutte sono risultate sbagliate. Il tempo esatto del ritorno di nostro Signore non è a conoscenza dei comuni mortali. Poiché i tempi ripetutamente fissati sono scaduti, il mondo sta passando, mai come prima d'ora, un periodo di incredulità per quanto riguarda il prossimo ritorno di Cristo. That's a part of that. Keep on. Okay, okay. Si osserva con disprezzo coloro che hanno fissato i tempi e ci si allontana dalla sostanziale verità della parola di Dio, che dice che la fine di tutte le cose è vicina. Quelli che, presuntuosi, predicono date precise, fanno il gioco di Satana in quanto accrescono l'incredulità anziché sostenere il cristianesimo. I hope that this is clear. Mi sembra che sia molto chiaro. Let's go to the next one. Andiamo alla prossima. Non dobbiamo vivere sotto la spinta del momento. La nostra mente non deve essere assorbita dalle speculazioni riguardo al tempo che Dio non ha rivelato. Gesù, parlando ai discepoli, disse «vegliate», ma non poteva definire per quanto tempo avrebbero dovuto vegliare. I suoi seguaci devono essere nella posizione di chi è attento agli ordini del loro capitano. Essi devono vegliare, aspettare, pregare e lavorare fino al ritorno di Gesù. Nel frattempo, nessuno è in grado di prevedere né il giorno né l'ora della sua apparizione. Voi non siete in grado di dire che egli verrà tra 1, 2 o 5 anni. Non siete voi che potete rimandare o anticipare la sua venuta. Do you see how a balanced approach we have? Vedete che approccio equilibrato che abbiamo. It is this last sentence. In questa ultima frase. You will never be able to say Jesus will come this year, next year, in 3 years, you will never be able to say. Non sarete mai in grado di dire Gesù verrà quest'anno, l'anno prossimo, fra 3 anni. That's one extreme. È un estremo. And another extreme is say, no, who knows, he will not come. Do you see that he will not come in 20 years? L'altro estremo è negare che verrà, magari non verrà per un sacco di tempo. So what is the attitude? Quindi qual è che deve essere l'approccio corretto? He is coming and today I must be ready. L'approccio corretto è che lui verrà e quindi io devo essere pronto già oggi. I like that he comes sooner. Mi fa piacere se verrà presto. But whenever he comes, I want to be ready to meet my Savior when he comes on the cloud. Ma a prescindere da quando sarà, io voglio essere pronto ad incontrare il mio Signore, il mio Salvatore nelle nuvole. So the next statement. La prossima affermazione. Il momento preciso del ritorno del figliolo dell'uomo fa parte del mistero di Dio. This is God's mystery. This is not something that we reveal. È una parte del suo mistero e non è dato a noi di saperlo, non è rivelato a noi. And there is somebody who knows that. E c'è qualcuno che lo sa. And he's the one who wants to prevent the realization of God's plan for this world. E è colui che cerca di fare in modo che non si avverino i piani del Signore per questo mondo. And he's eager to the people to be occupied with speculations about the date of second coming. Ed è per questo che si affaccenda intorno alle persone affinché siano occupate con le loro speculazioni. This is what Ellen White is telling us in this last statement. Ecco che in quello ciò che dice la Ellen White in questa ultima affermazione. Più si insiste nel voler fissare una data per il secondo avvento e poi pure la si diffonde, più si agevolano i piani di Satana. I hope that you can see that this is a very, very serious statement. Vedete che è un tema molto, molto serio. Several times Ellen White in her writings repeats this statement. Ellen White nei suoi libri lo ripete diverse volte. Now we can take out this sharing screen. Ecco, possiamo interrompere la condivisione dello schermo. My brothers and sisters. Sorelle, fratelli. I want to make a practical application just in 1 minute and I'm finishing. Vorrei prendere l'ultimo minuto, poi finisco, per fare un'applicazione pratica.
We live in a very special time today. Quest'oggi viviamo in un momento molto speciale. I'm a scholar. Io sono uno studente. And I'm academic. E sono anche un accademico. And so many times I hear scholars and they're telling me. E molto spesso ci sono degli studenti che mi dicono: How can you, a Seventh-day Adventist, believe what you have preached for many years? Come fai da Adventista del settimo giorno a credere a ciò che hai predicato per così tanti anni? How can you believe that the whole world will unite something about religion? Come fai a credere che tutto il mondo un giorno si unirà in una unica religione? This coronavirus taught me certain lessons. Questo coronavirus mi ha insegnato diverse lezioni. Let me just give you background. Vi do un attimo il contesto. I had five flight tickets. Avevo 5 biglietti aerei. I was supposed to go to South Africa. Dovevo andare in Sudafrica. To come back home. Tornare a casa. Just to take shower and to change and to go to South Korea. Il giusto il tempo di farmi la doccia e cambiarmi e di andare in Corea del Sud. And 3 other flights I had to take. E avevo da prendere altri 3 voli. Just before I was supposed to go to the airport. Un attimo prima di andare all'aeroporto. You know, we all heard about Corona, COVID, you know, but it was about our heads. Avevamo tutti sentito parlare di questo virus, ma in qualche maniera era qualcosa che ci passava sopra le teste. Suddenly I got a call from South Africa in General Conference. You cannot fly. 2 hours before going to the airport. Ecco, 2 ore prima di andare all'aeroporto mi chiama il responsabile della... You know the rest of the story? You know the rest of the story? Della divisione in Sudafrica che mi ha detto, guarda, non puoi venire. I had to cancel all my flights. E ecco, il resto della storia è semplice, ho dovuto cancellare tutti e 5 i voli. Without knowing. Senza saperlo. That from March 2020. Senza sapere che da marzo 2020. The world will not be the same any longer. Il mondo non sarebbe più stato lo stesso. And I learned the lesson. E ho imparato una lezione. How? Overnight, in a literal ways, the situation in this world can change completely. Può cambiare completamente la situazione del mondo, letteralmente da un giorno all'altro. How within the short time the whole world can unite for the common well-being of the whole world. Come da un momento all'altro tutto il mondo può riuscire ad unirsi per il benessere se di tutti, se si combatte contro un nemico comune. And how certain groups of people can be blamed for the current situation, at least here in the United States. E come, almeno qui negli Stati Uniti, alcuni gruppi di persone possono essere in qualche maniera accusati per ciò che accade. People from certain countries were literally attacked on the street. Abbiamo avuto letteralmente degli attacchi per la strada di persone di alcuni paesi. My brothers and sisters. Fratelli, sorelle. Unfortunately, many of God's people. Purtroppo molte persone del Signore. During this pandemic situation started speculating. Durante questi anni di pandemia hanno iniziato a speculare. More involved in the political interpretations. Si sono lasciati coinvolgere in interpretazioni politiche. They were pointing to certain people and vaccine, etc., as the mark of the beast. You know what I'm talking about. Vedendo in qualche maniera il vaccino come il marchio della bestia. But forgetting. Ma si sono dimenticate. That whenever difficult situation in this world happened. Che qualsiasi volta che si produce una situazione difficile nel mondo. Acts chapter 1, verses 7 and 8. Atti 1, versi 7 e 8. It is not given to us to speculate. Non dobbiamo speculare. But to pray for the Holy Spirit and to reach the people who are suffering in this world. Quello che possiamo fare e che dobbiamo fare invece è chiedere che scenda su di noi lo Spirito Santo e che possiamo essere mandati a lenire le sofferenze di coloro che soffrono. And I know how much
my Italian friends, they suffered during this pandemic situation. And I have been praying for the church and praying for all people in Italy. E so quanto anche i miei fratelli italiani hanno sofferto durante questa pandemia, ed io prego anche per loro. My brothers and sisters, fratelli e sorelle, what we are doing here is not to get just information. It's not to get, sorry? To get information. Okay, noi non siamo qui per ottenere delle informazioni. But we want to use this opportunity. Bensì per usare questa opportunità. To come much closer to God. Per avvicinarci molto di più a Dio. And to understand. E per comprendere. That whatever situation is. Che a prescindere dalla situazione in cui ci troviamo. For God's people is an opportunity to take the gospel message to the suffering world. Per il popolo di Dio è una buona occasione per portare il messaggio del Vangelo a coloro che soffrono. Because we have a beautiful message to proclaim. Perché abbiamo un bel messaggio da proclamare. And this is what Jesus Christ asks us to do. E questo è ciò che Dio ci chiede, che Gesù ci chiede di fare. Oh, may God help us. Che Dio possa aiutarci. That we take this mission that Jesus gave us to do, to take seriously. Che possiamo prendere sul serio questa missione che Gesù ci ha dato. Because maybe God wants us. Perché forse Dio vuole che. To tell the people in this world during these very, very difficult times. Che proclamiamo il suo messaggio durante questi tempi difficili. And you know that pandemic situation is just one thing. E sapete che la pandemia è solo uno elemento. You heard only about different parts of the world, including United States, about floodings, about fires. Ci sono stati alluvioni, incendi. The war in Europe is just one of the wars taking place in this world. La guerra in Europa è solo una di quelle che hanno luogo contemporaneamente nel mondo. But we have the message. Ma noi abbiamo il messaggio. Let us lift our heads. Quindi alziamo la testa. God promised to be with us. Dio ha promesso di essere con noi. As we are waiting for him to come again and take us home. Che ci prenda e ci porti a casa. That's our message for today. Questo è il messaggio per oggi. Grazie, dottor Stefanovic, per questo messaggio incoraggiante, ma anche, diciamo, equilibrato, nel senso di fare attenzione in questo tempo in cui noi cerchiamo tante risposte, cerchiamo, come Chiesa Avventista, noi mettiamo veramente la parola di Dio al centro del nostro studio, perché vogliamo conoscere quello che Dio ci vuole insegnare. E allora noi stiamo studiando la parola, infatti se fra di voi ci sono alcuni che desiderano studiare la Bibbia con noi, lo potete fare, qualcuno ci ha già scritto anche privatamente, abbiamo un corso di studi per corrispondenza che è completamente gratuito, quindi corso vocedellasperanza.it. dove ci sono diverse tematiche in base anche ai bisogni che voi vivete in questo momento, ma anche tematiche profetiche, perché ci sono tante profezie che ci fanno capire delle cose, no? Il Signore ci ha rivelato delle cose sul nostro futuro. Però ecco che in questi due incontri abbiamo voluto comunque parlare di qualche cosa che forse deve venire un po' prima, e cioè di fare attenzione, di non lasciarci sviare in questo tempo, è proprio così che Gesù anche inizia il suo discorso. Quindi se volete potete contattarci, potete anche scrivere a SDS Ministeri Personali @avventisti.it, che è la email del Dipartimento dei Ministeri Personali della Chiesa Avventista, che ha organizzato questo incontro. E se desiderate studiare la Bibbia con un pastore, cercheremo di mettervi a disposizione qualcuno che vi possa seguire in uno studio individuale. Bene, adesso
È stato lungo questo incontro anche perché quella traduzione è così, però volevamo dare comunque spazio alle domande. Non le potremmo rispondere tutte, sono sicura, perché sono 13 domande, 6 ancora di ieri sera, più altre che sono sorte oggi. Ora poi vedremo con il dottor Stefanovic come poter fare per le domande che sono state poste. Intanto possiamo cominciare, dedichiamo magari una ventina di minuti per questo momento di domande. So, Dr. Stefanovic, the questions I have sent you yesterday, I already translated them in English, so you can have them. So I ask to Gianni to read the first one, number one. La domanda numero uno. Quella di ieri? Sì, quella di ieri, iniziamo. It's a Mimo ask, ok? Ok, quindi il problema è che in Luca 21, 5, 6, 7, il termine parusia, vale a dire venuta di Cristo, non appare nella domanda dei discepoli. Il riferimento di Luca è soltanto alla distruzione del Tempio. Nel verso 7, quando accadranno queste cose, e si riferisce solo al Tempio, e qui c'è il problema. E quale sarà al singolare il segno che tutte queste cose stanno per accadere? Quali cose? Dall'apertura del testo si parla soltanto del Tempio. Dunque, a cosa si riferisce il segno del verso 7? Aspetto una risposta da mio fratello Stefanovic. Yes. This question is very much formulated. Questa domanda è molto formulata, è molto articolata. And brother Mimo already provided the answer. Il fratello Mimo che ha fatto la domanda ha dato anche già la risposta. There is difference between Luke and Matthew. C'è una differenza fra Luca e Matteo. In Luke chapter 21. In Luca 21. Luke focuses specifically on the interest of the disciples about the destruction of the temple and the city Jerusalem. L'attenzione di Luca è focalizzata tendenzialmente, sostanzialmente, sulla distruzione del tempio e della città di Gerusalemme. Only after that he gives a hint to the second coming of Christ. Soltanto dopo aver dato questa risposta dà un accenno alla seconda venuta di Gesù. But in two other places before chapter 21, Luke has the statement about the second coming of Christ. Però in altri due punti prima del capitolo 21, Luca stesso ha delle affermazioni sulla seconda venuta di Cristo. So what is found in the Gospel of Luke in three places in Matthew is found in Matthew 24 and 25. Quindi ciò che in Luca si può trovare in tre posti diversi, in Matteo lo troviamo tutto condensato al capitolo 24. And what the difficulty for us is when we read all those statements is. Ed ecco che la difficoltà per noi quando andiamo a leggere questi passaggi. Since disciples related the destruction of the temple to the second coming of Christ, Jesus provided the answer according to the questions of the disciples. Dal momento che i discepoli in qualche maniera legavano la distruzione del tempio al momento della fine, Gesù dà loro questo tipo di risposta. For us today, it's the problem to understand what Jesus referred to. E oggi il problema ce l'abbiamo noi oggi, no? Per capire, di capire a cosa Gesù si stava riferendo con la sua risposta. But what brother Mimo said here, yeah, he's fully correct. Però sono completamente d'accordo con quello che dice il fratello Mimo qui, è corretto. Yes. So sister Maria Rosa, she has a question here. No, but brother, you already answered this afternoon, so I leave the time to other questions, okay? Io avevo fatto una domanda ieri, ma ha risposto questa sera. Lascio spazio alle altre domande, so we go to Zonan's question. Sister okay. Maria Rosa, can I just add with regard to her question? Of course. There is one thing I would like. You see, what we are trying to understand in the words of Jesus. Solo un piccolo commento, quello che cerchiamo di capire delle parole di Gesù. Not to go to one or to another extremes. Di non andare ad un estremo o all'altro. Both are wrong.
perché entrambi sono sbagliati. One thing is to close the eyes, not uno to focus corrisponde on a chiudere gli occhi sugli avvenimenti che accadono. On the other thing is just look in defense that actually cause fears. E l'altro è quello di lasciarsi coinvolgere da questi avvenimenti in un vortice di paura. But we have to see the events. Dobbiamo guardare gli eventi. Not to be filled with fear. Ma non lasciarci riempire di paura. And not to focus on the events. E non di lasciarci prendere completamente da loro. But to focus on the one who promised to be with us when those events take place in the world. Bensì di lasciarci prendere da colui che ha promesso di essere con noi anche durante quegli eventi. And that's what will give strength to God's people to move on through this life, waiting for the second coming to take place. È questo che darà forza al popolo di Dio anche durante questi tempi. Brother Zoran asks question. Ecco, let me translate it into Italian because we have it in English. Ok, okay. C'è il fratello Zoran che chiede: salve, vorrei sapere come professore perché il professore ha saltato il verso 9 spiegando Matteo 24 all'inizio, perché c'è un segno molto importante in questo verso. Grazie mille. Yes. Quindi chiede delucidazioni sul perché non si è focalizzato sul verso 9 di Matteo 24. Ok. I did not skip these verses, only I did not comment on verse 9. Ecco, non l'ho saltato, semplicemente non l'ho commentato. We already established that verses 4 to 14, they are talking about the general signs that will happen in the history of the Christian Church. Avevamo già spiegato che da 4 al 14 si parla dei tempi generali di ciò che sarebbe avvenuto durante l'era cristiana. We knew that the persecution of God's people, the tribulation, took place already at the time of the disciples. E sappiamo già che la tribolazione, la persecuzione ha avuto luogo già ai tempi dei discepoli. We know almost all the disciples except John, they were killed because of the gospel. Sappiamo che quasi tutti i discepoli tranne Giovanni sono stati uccisi a causa della loro fede. Then what about the second and the third centuries? E per non parlare del secondo e terzo secolo. What about the medieval period? Il Medioevo. What about the Protestants were doing during the 16th and 17th centuries? Di ciò che hanno fatto i protestanti durante il XVI e XVII secolo. And the statistics indicate. E le statistiche ci indicano. That there is persecution of Christians in the world more evidently than what happened ever before in Christian history. Che la persecuzione dei cristiani nel mondo è oggi ancora maggiore di quanto lo sia stata nel passato. And yet we don't know what will happen in the future. E non sappiamo ciò che accadrà nel futuro. So brother Zoran, yeah, the question is very much justified. Quindi sì, fratello Zoran, la domanda è molto giustificata, è legittima. And thank you for asking that question. Grazie di averla fatta. Then brother Salvatore. Ok. Just a moment. Adesso la domanda di Salvatore. The quotation from the Great Controversy. Ok, non fa una domanda, ma riporta una citazione dal libro Il Gran Conflitto. La persecuzione della Chiesa non durò per tutto il periodo dei 1260 anni, perché Dio nella sua misericordia nei confronti del popolo abbreviò il tempo della prova. Nel predire la grande tribolazione che la Chiesa avrebbe sperimentato, il Salvatore dichiarò: se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagion degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Grazie alla riforma, la persecuzione finì prima del 1798. Scusa un attimo, Gianni. Sorry, Dr. Stefanovic, this was my mistake because yesterday I didn't give to Gianni the questions. No problem. So yesterday, Salvatore had another question that I think it was important. And it was the one that you have in your printed paper. Maybe I found it. Quando dice raggruppo i suoi commenti. Sì. Sorry, it was my fault. Esatto. I read it okay. Complete. D'accordo. Dunque, la domanda di Salvatore dovrebbe essere questa, la traduco dall'inglese verso l'italiano.
ma prima, quindi raggruppo i suoi commenti, ma prima ci saranno altre cose che dovranno accadere. Dobbiamo anticipare le profezie che siano compiute, altrimenti quando arrivano sarà troppo tardi. Guardare significa anticipare le profezie per prepararsi e lavorare per Cristo, vale a dire evangelizzare più possibile. Non addormentiamoci, Gesù è molto vicino. Professore, non dobbiamo aspettare che le profezie siano adempiute, è un errore. In questo modo, in qualche maniera, giochiamo d'azzardo sulla vita eterna e Gesù ci dirà che siamo stati dei servi infedeli. Brother Salvatore, if you are listening what I'm saying now. Quindi, fratello Salvatore, se sei in ascolto di ciò che sto per dire. All I can say, amen. Posso solo dire amen. That's exactly what we are called to do. È esattamente ciò che siamo chiamati a fare, così. However, when the events take place. Tuttavia, quando gli eventi hanno luogo. We know that people are fear. Filled with fear. Sappiamo che le persone sono in crisi di paura. Questions about the future. Si chiedono del futuro. D'accord with the certainty of life. E sono, diciamo, attanagliate dalle incertezze della vita. Then our message becomes even more meaningful as we have to preach that gospel. Ecco che il messaggio diventa ancora più importante. Thank you so much for this. It was very well done. Grazie, grazie mille, ben fatto. Era un'ottima domanda, un ottimo commento. And I have now brother Filippo, he asks. Yes, yes, yes. Adesso abbiamo una domanda da parte del fratello Filippo. Cosa pensa dei nostri predicatori, dei nostri pastori che speculano sui tempi della fine usando la Bibbia e la sorella White? I don't know what to say. Non so cosa dire. When I was a pastor, when I look back, there are some things that I regret. Se mi guardo indietro ai tempi in cui ero pastore, ci sono delle cose che in qualche maniera di cui mi pento. That's why I really appreciate what Sister Maria Rosa and the whole team is actually doing that. We want to see how we can do it better. Ecco perché apprezzo così tanto gli sforzi di Maria Rosa e anche di tutto il team, perché c'è sempre modo di migliorare. Please, pray for your preachers. Pray for people. It's not time to criticize. Let's pray and try to learn how we can do better to reach people who are unreached for Christ. Vi chiedo di pregare ancora per coloro che sono nell'opera, che lavorano, che predicano, affinché possano migliorare. Yes. Then we have brother Mimmo asks. C'è poi il fratello Mimmo. Da three part of the question. È una domanda tripartita. Cosa sono tutte queste cose di Matteo 24:33 e di Luca 21:31? Poi la seconda parte di tre è: ma la Bibbia parla di una escalation, quindi di una progressione drammatica dei segni. Poi la terza parte è: ma il tempo della fine è già iniziato e quando? Gli ultimi giorni sono iniziati già al tempo di Gesù? So the first question is: what are all these things of Matthew 24:33 and Luke 21:31? Eccola qua, insomma, la prima parte è: quali sono tutte queste cose citate in Matteo 24:33 e Luca 21:31? I hope you are not here to hear my opinion. Non credo che siate qui per sapere la mia opinione. We want to hear what the Bible says. Bensì di sapere ciò che dice la Bibbia. So I would like to ask you, brother Mimmo, if you can open Matthew 23. Allora, se puoi prendere, fratello Mimmo, Matteo 24:33. In chapter 23, Jesus makes his judgment over the Pharisees in Jerusalem, Matthew 23. Al capitolo 23 di Matteo, Gesù dà un giudizio dei farisei e di Gerusalemme. And then, from verses 34 to 35, Jesus talks about the judgment that will come on unbelieving Jerusalem. E poi dal verso 34 al 35, Gesù fa un giudizio su Gerusalemme che non crede. And then Jesus says in verse 36.
E al verso 36 di Matteo 24 Gesù dice: Truly I say to you, in verità vi dico, all these things, tutte queste cose, which things, quali cose, the destruction of Jerusalem, la distruzione di Gerusalemme, will come upon this generation, ricadrà su questa generazione. Which generation? Quale generazione? The generation of the disciples. Quella dei discepoli. Who would witness the destruction of Jerusalem. Che avrebbero, sarebbero stati testimoni della distruzione di Gerusalemme. Ok? So, it brings us to chapter 24. Ci porta dunque al capitolo 24. In verse 3. Al verso 3. The disciples come to Jesus. Vengono i discepoli da Gesù. And say, when will these things happen? Chiedendo quando accadranno queste cose. Which things? Quali cose? In verse 1, they pointed to the temple and Jesus told them that the temple will be destroyed. Uh-huh. Ecco, al verso 1 i discepoli gli fanno vedere il tempio che lui disse che sarebbe stato distrutto. So now it brings us to verse 33. Ci porta al verso 33. So when you see all these things, you know that it is near at the gates. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Which things is the destruction of Jerusalem? Quali cose? La distruzione di Gerusalemme. And then Jesus says, truly I say to you. Io vi dico in verità. This generation. Questa generazione. Which generation? Quale? Generation of the disciples. Quella dei discepoli. Will not pass away. Non passerà. Until all these things take place. Prima che tutte queste cose siano avvenute. I hope that the answer is clear. Ora credo che la spero che la risposta sia chiara. Jesus talked to the generation of the disciples with reference to the destruction of Jerusalem. Gesù parlò alla generazione dei discepoli in riferimento alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. And you will notice when you go from verse 3. E si vede se andiamo dal verso 3. Please now, I'm not ready for that to put the text here. Ora, non ho preparato il testo da mettere qua. But you will notice whenever Jesus talks about what will happen at the time of the disciples. Però vedete che tutte le volte che Gesù parla di ciò che accade al tempo dei discepoli. He says, you be careful that you are not deceived. Dice ogni volta, state attenti a non farvi ingannare. Who are those you? Chi è quel voi? The disciples. Discepoli. Don't be deceived. Non siate ingannati. You'll be hear about the wars, rumor of wars. Sentirete di guerre, di rumori di guerre. Who are those you? Chi è quel voi? The disciples. I discepoli. Jesus said, you'll be persecuted. Gesù dice, voi sarete perseguitati. Do you see that? Jesus always is using you, you, you. Gesù parla alla seconda plurale, voi, voi, voi. Then it verse 15. Verso 15. Jesus said, when you see abomination, desolation surrounding the city, you, the disciples and the people of your time, when you see it. Quando voi vedrete l'abominazione della desolazione intorno alla città di Gerusalemme, chi? Voi. The Jesus says, you have to flee from the city. Quando dice voi dovrete fuggire dalla città. You, the disciples and the people of that time. Voi, i discepoli e le persone di quel tempo. And you should pray that you are flee. It's not on the Sabbath or during the winter time. E dovete pregare che la vostra fuga non sia di sabato o d'inverno. And we know that that warning of Jesus fulfilled with the destruction of Jerusalem. E sappiamo che quell'avvertimento di Gesù è stato adempiuto con la distruzione di Gerusalemme. But then you go to verse 30 and 31. Can we open that? Andiamo però al verso 30 e 31. Jesus says in verse 30. Al verso 30 Gesù dice: I would like that everybody now pays attention. This is very important. Attenzione, fate attenzione perché è molto importante. Then the sign of the Son of Man will appear on the cloud. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. And all the tribes of the earth will mourn.
e tutte le tribù della terra faranno cordoglio. And you will see the Son of Man coming on the cloud. E vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole. Did I trick you? Vi ho forse sorpreso? Did Jesus say, you will see the Son of Man? Gesù dice, vedrete il segno dell'uomo. No. Jesus is not talking anymore, you, because the disciples were not supposed to see the coming of Jesus Christ. Gesù non si riferisce più ai suoi discepoli, perché non è loro che avrebbero visto il segno della sua venuta. Jesus said, they will see. Dice, loro vedranno, è passata dalla seconda alla terza plurale, dal voi a loro. You see, we have in the text clear difference what the disciples were supposed to witness. Quindi nel testo ci sono, tramite delle chiare differenze, dei riferimenti precisi a ciò che dovevano the destruction of the temple, vivere i discepoli, vale a dire la distruzione del Tempio. So the destruction of the temple, the destruction of the city. E la distruzione della città. But they are not supposed to witness the second coming of Christ. Ma non sarebbero, Gesù sapeva che non sarebbero stati testimoni della seconda venuta di Gesù. So Jesus is switching from you to they. Ecco che Gesù passa dal voi a loro, all'essi. Pointing to some future generations who live at the time of the second coming of Christ. Indicando delle non ben precisate future generazioni che sarebbero vissute al tempo della seconda venuta di Gesù. The second question. La seconda domanda. Does the Bible speak of escalation of signs? Ecco, la Bibbia parla di un'escalation, quindi di una progressione drammatica dei segni. Yes, but not as clear. Sì, ma non molto chiaramente. But the Bible brings us to the seven last plagues that will really be something unparalleled in previous history. Tuttavia la Bibbia ci parla delle ultime sette piaghe che saranno qualcosa che non è mai accaduto prima. So there will be escalations. Quindi sì, da questo punto di vista ci sarà una progressione, un'escalation. And what is taking place today? E cos'è che vediamo accadere oggi? It was more than 10 years ago. È più di 10 anni fa. And if Jesus does not come soon? E se Gesù non torna presto? It will be more. Sarà peggio. And more. Sempre peggio. And more. Sempre peggio. But the second coming of Christ will be sudden. Però ci sarà improvvisa la seconda venuta di Gesù. And now we have the last question. Abbiamo adesso l'ultima parte, l'ultima domanda della domanda di Mimmo. This will be the last one. Sorry, Dr. Ranko, because it is very late. Okay, sorry. Has the time of the end already begun? La terza parte della domanda di Mimmo è: il tempo della fine è già iniziato quando? E gli ultimi giorni sono iniziati al tempo di Gesù. When? Quando? And Brother Mimmo gave the answer. Ecco, it already started with the coming of Jesus when he came for the first time. Fratello Mimmo ha già dato la risposta. Sì, sono iniziati quando Gesù è arrivato la prima volta. But the very end time. Però proprio il momento della, il tempo della fine. We are still waiting for it to happen. Lo aspettiamo ancora. And this is what we have to wait, because the future will tell us when that end time really takes place. E non possiamo che aspettare, sarà il futuro a dirci quando sarà. I would like for all to all of you who understand English, I have a book written in concise way. It's called Plain Revelation. You can see it. Per tutti coloro che in qualche maniera comprendono l'inglese, c'è qui un libro che si l'ho intitolato Apocalisse facile. The book is made for the purpose of translating in different languages, because my commentary is very huge book. Il mio commentario è un libro enorme. Questo libro invece è stato in qualche maniera reso semplice, conciso e facile proprio per essere tradotto in altre lingue. I would like to encourage you, because it will give you in concise way interpretation of the book of Revelation. Vi lo raccomando perché fornisce in maniera concisa l'interpretazione del libro di Apocalisse. And I hope that Italian Union will
find opportunity to translate into Italian language. Okay? Spero che l'Unione Italiana trovi l'opportunità di tradurlo in italiano. May God bless you. It has been great pleasure to share this time with you. È stato un grande piacere trascorrere questo tempo con voi. Che Dio vi benedica tutti. And you can see that in dealing with biblical prophecies, we never have enough time. E vedete che il tempo non basta mai quando si affrontano le profezie bibliche. And just my final statement. E vi dico un'ultima cosa. I'm waiting for the day. Io aspetto il giorno. When Jesus will come. Quando Gesù verrà. When the eternity will begin. Quando inizierà l'eternità. We will not be confined by time. Non saremo più in qualche maniera ristretti dal tempo, dalla pressione del tempo. So the first thing that I will do at the second coming of Christ. La prima cosa che farò alla seconda venuta di Gesù. I will take this thing. Prenderò questa cosa. And throw into the lake of fire. E la butterò nel lago di fuoco. Because we will not need it any longer. Non ce ne sarà più bisogno. But now we depend on time, and I'm sorry for taking more time that we actually anticipated. Adesso so che siamo dipendenti dal tempo che è tiranno, e mi scuso tante volte per avervi occupato forse troppo tempo. And I would like also to recommend this book that was published. Anche un altro libro that was published by General Conference, pubblicato dalla Conferenza Generale. It's Adventist and Armageddon. È gli Adventisti e Armageddon. And you can see here in this book how many people speculated about the final events throughout Seventh Adventist history. E mostra attraverso tutta la storia dell'Adventismo quanta gente ha speculato su questo argomento. So if you can use English language, that book will be really eye-opening that we understand the situation in which we live today. Se capite l'inglese, ve lo raccomando, perché vi apre gli occhi sulla situazione in cui siamo oggi. I will be holding for a few moments just for you who want to take the title. Sister Mariosa, it's your time now. Dr. Ranko, who is the author of the book? Donald? You can see that. Donald Ernest Mansell. Okay. Sometimes you have a people who can translate. You don't need to publish it, but you can, you know, make it in electronic form available to people so they can read it, you know. There are people who really are eager to translate something, you know, into Italian language. Magari okay. Non è necessario tradurlo tutto, però ecco, potrebbe essere molto interessante. Interessante. Thank you very much, Dr. Ranko. I put in the chat all the books you have suggested for reading. And we are really grateful for, now I will speak in Italian, but it's all our gratefulness in your regard. Siamo veramente grati al dottor Stefanovic per averci dedicato tutto questo impegno e tempo alla nostra Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste. Ci ha fatto ritornare, risvegliare, ha rinforzato per chi ce l'ha già, che sta già studiando queste tematiche, la voglia di studiare a fondo la Bibbia. Lo studio della parola di Dio ci dà forza e ci aiuta ad andare avanti nei momenti difficili della vita. Dobbiamo studiare la Bibbia a fondo. Noi avventisti abbiamo anche la scuola del sabato, che è uno studio quotidiano della Bibbia su un tema. E quindi anche questo potete seguire la nostra playlist Scuola del Sabato su Hope Media, che va tutte le settimane. Ecco qui, allora siamo arrivati nella parte finale. Vi volevo dire che nella chat, se voi guardate, trovate l'indirizzo email dei ministeri personali. Vi voglio chiedere un favore. A quelli a cui non abbiamo risposto alle domande, siccome non vi conosco tutti e non abbiamo i vostri, io non ho il vostro contatto, no? Vi chiedo, se voi mi scrivete la domanda in questo indirizzo che trovate nella chat, cercherò di farvi avere la risposta a questa domanda, sicuramente un tentativo di rispondere alla domanda che avevate. Quindi prendete nota, andate sotto nel menu dove c'è scritto chat e guardate l'ultimo messaggio che è stato pubblicato. Adesso per concludere voglio ringraziare anche Gianni che ti sei bevuto anche un po' d'acqua, dopo ti berrai un bicchierone così per la traduzione che hai fatto. Grazie mille.
È sempre un piacere, Maria Rosa. Grazie mille. Adesso per concludere, pregheremo insieme, ci riuniremo in piccole stanze virtuali e pregheremo per la pace. Samuele, ci puoi guidare per entrare in questo momento di preghiera? Non so se Samuele c'è ancora. Vediamo un poco. Chiedo aiuto anche a Enzo. Forse c'è un problema perché è stato con noi fino adesso. E quindi niente, possiamo dividere. Eccoci Samuele, pensavo che di averti perduto. Prego Samuele, hai preparato anche questa sera un testo biblico? Ok, non arriviamo a togliere l'unmute perché mi è cascata la linea e sono rientrato e quindi mi ha messo come un partecipante normale. E sì, è un piacere, vorrei condividere con voi ancora due testi biblici. Ieri ho parlato del fatto che Gesù che ci dà la pace. Cosa? Ok, e ieri ho parlato che Gesù che ci dà questa pace, la pace per affrontare anche i momenti difficili, anche le difficoltà, ed è Lui quella pace della quale il mondo ha bisogno. Oggi voglio presentare altri due testi. Il primo si trova in Giovanni 20:21. Poi Gesù disse di nuovo a loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando anche voi. Quindi, come Gesù è venuto a portare la pace, Gesù ci dà questa pace e ci chiede di portarla al mondo. Un altro testo che voglio condividere è sempre: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Quindi noi abbiamo un compito di condividere la pace di Dio. Quindi questa preghiera che vorrei che facciamo, che quando ci dividiamo, è perché è per pensare che noi stessi dobbiamo essere coinvolti in questo processo di pace per il mondo, con le nostre preghiere, ma anche portando questo messaggio. Questo è un programma offerto dai ministeri personali e penso che noi come ministero personale siamo persone chiamate, ogni avventista, ma ogni persona sulla terra, a portare un messaggio di pace in questo mondo. E questo messaggio di pace è proprio Gesù Cristo. È l'unica cosa che ci può dare la vera pace. Quindi preghiamo anche per i nostri fratelli che sono là in Ucraina, che possano rappresentare Cristo e che Cristo possa essere presente nella vita di queste persone che sono là. E anche in difficoltà ce la potranno fare se Cristo è con loro.